Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Alaska Road Track. In questo episodio la situazione si farà veramente difficile. Inizieremo a beccare neve pesante, freddo intenso e la strada diventerà un enorme tappeto bianco. Dovremo andare molto molto a sentimento. Sarà un viaggio assolutamente difficile. Ma non aggiungo altro, buona visione. Ok, eccoci di nuovo qua. Giangi, come va Giangi? Allora, cosa dovevamo fare? Non ne ho la più pallida idea, l'unica cosa che so è che siamo in inverno. E ci sono 43 gradi? Come cazzo è possibile? Non lo so. Allora, noi dobbiamo tornare al nostro quartier generale. C'è qualche lavoro che si avvicina? Allora, abbiamo questo. Attenzione, attenzione. Come siamo messi? Pensavo peggio. Ok, diciamo che siamo messi una merda. Allora, sto guardando una cosa. Il signor Giangi c'ha caldo. Ma cazzo è possibile, scusa? Ah, ok, adesso è sparito il caldo, vedi? Ok, adesso a quanto pare è sparito il caldo. Vabbè, Giangi, muoviamoci. Allora, c'è il camion che sta andando non dritto, di più. Perfetto. Prevedo che sarà un disastro. Perché ho voluto fare questo viaggio? Non potevamo andarci una casetta diretti, no? Ma guarda! Oh, io so tutto sotto sterzo! Ecco lì, abbiamo anche spaccato tutto. Ok, allora, siamo arrivati. Andiamo a cercare subito il lavoro, prima di tutto. Successivamente mettiamo a posto il camion perché è una merda, eh? L'abbiamo distrutto. Ok, lavoro accettato. Adesso ci prendiamo qualcosina da rosicchiare. Ok, ci siamo anche presi il caffettino. Ok, vedo infatti che abbiamo un boost di temperatura. Giangi, mettiamo proprio sto mezzo, va? Prima che succeda l'irreparabile. Ok, rieccoci in cabina. Avviamo il mezzo e andiamo a recuperare quel coso, dai. Dove ci siamo già piantati. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, scendiamo e agganciamo tutto adesso, eh. Ok, abbiamo agganciato la nostra cisterna e adesso saliamo in cabina. Siamo messi malissimo? Assolutamente sì. Signor Giangi, abbiamo un problema? Sì, abbiamo un grosso problema. Il camion non ha trazione. Ma proprio zero, eh? No, guarda. Minchia, va di traverso. Come si traversa? Facciamo un po' una bella cosa. Allora, noi fermiamo. Ecco, quando succede così è veramente brutto. È veramente brutto. Allora, fermiamoci un attimo, va, scendiamo e montiamo le catene. Cioè, ma oh, ma pezzo di stronzo. Guardalo. Guarda l'imbecille. Mica grazie, ci sarà mezzo metro di neve. Ok, montiamo le catene. Sì, sì, tutta la vita. Ok. E abbiamo una nuova dinamica. Abbiamo catenato il mezzo e qua c'è un imbecille. No, eh. Vabbè, vedrai che adesso ti faccio andare via io. Allora, mi vedo sul quadro che mi dice delle cose. E vorrà dire, credo che abbiamo le catene montate. Credo. Sì, vedi che si è levato? Ah, quindi becchiamo anche rincoglioniti adesso. Che bello. Quanta cazzo di neve c'è? Allora, con la neve si vede veramente un cazzo, eh? Non si capisce veramente nocciola. Però è bello. Altro che se è bello. Ok, tieni un po' di più il camion adesso. Cioè, quantomeno riesco a curvare. Ma non è possibile. Un'altra macchina che è spuntata così a cazzo! Vabbè, lasciamo perdere, eh! Oh, guarda qua che spettacolo! Cioè, che spettacolo, non si vede veramente un cazzo! Ma vabbè, dov'è la strada? Di qua! No, non riesco a vedere la strada! È incredibile! Cioè, no, vabbè, intuisco dov'è la strada! Ma non è che si veda benissimo, ecco! Poi voglio dire, adesso con la visuale esterna così è anche più difficile da vedere. Però, wow! Ah, qua c'è il nostro ponte, ok. Abbiamo 3 ore. La vedo difficile. Questa la vedo complicata. Torniamo in cabina.
Ok, noi siamo degli autentici criminali che sorpassiamo le macchine con 30 cm di neve sulla strada. Ma benissimo! Ma cosa vogliamo di più dalla vita? Vabbè, lasciamo perdere, che questa è la volta buona che ci rimaniamo secchi. Allora, il bello di questo gioco è che quando c'è la neve così non si capisce veramente un cazzo di dove devi andare. No, non riesci a capirlo. Però è appunto bello per questo, perché poi anche nella realtà è così. Se tu beccassi neve così da tutte le parti, do cazzo vado? Non vedi manco la strada. A me è successo purtroppo di trovarmici in tanta neve. Tanta neve anche ai bordi delle strade. E non è stato semplicissimo uscirne. No, proprio per un cazzo. Però ce l'ho fatta. In un modo o nell'altro ce l'ho fatta. Ok, ci mancano la bellezza di 95 miglia all'arrivo. Nevica e c'è la nebbia. È un abbinamento perfetto. Anche in questa situazione mi ci sono trovato. E non è piacevole, ecco. Mettiamolo così. Però, vabbè, piano piano ci si esce anche da queste situazioni. Mi vado un po' più piano che qua c'è il dosso. Cioè, non è che devo stare dietro a tutti gli imbecilli che vanno a 30 all'ora, eh? Che palle! Oh! Dobbiamo girare qua, tipo, dove? Qua? No, là! Dobbiamo seguire quel camion. Cioè, no, non è che dobbiamo seguirlo, dobbiamo cercare di togliercelo dalle balle. Oh, forse ci siamo riusciti, ce lo siamo tolti dai coyombari? A quanto pare sì. Ok, allora, dobbiamo andare a seguire la strada, però poi dobbiamo fare una curva a destra, quasi un'inversione, piano. Che cazzo sta andando? Qui ci sono anche le pietre, piano. E qua dobbiamo girare, eccoli. Abbiamo lasciato il camion? Abbiamo trovato una macchina. Guarda questo bastardo se si ferma. Guarda sto porco se si è fermato. Vabbè, lasciamo perdere. Signor Basilio, cerchiamo di arrivare là. La destinazione. Ci manca 22 miglia, non ci manca tantissimo. Cazzo, dobbiamo girare qua, non si vede. È un casino. È un autentico casino. Non è facile, eh? Non è per niente facile. Non si capisce veramente un cazzo di dove devi andare. E questo direi che l'hanno fatto davvero bene. Assolutamente sì. Però siamo arrivati, va già bene, va già bene. Signor Basilio, un attimino piano. Che non si capisce veramente un cazzo. Ok, dobbiamo girare. Dove cazzo dobbiamo andare? Qua? Sì, qua. Ok. E fin qua ci siamo arrivati. Adesso dobbiamo andare dritto, non ci possiamo sbagliare. Ok, siamo arrivati. Ottimo. Oh, io lo butto qua dritto e va benissimo così, eh. Ok, andiamo leggermente avanti. E c'è queste luzze. Ok. Scendiamo, stacchiamo tutto. E poi andiamo a vedere quanto abbiamo guadagnato. Ok, rimorchio sganciato. Siamo a più 7 gradi Fahrenheit. Tu qua hai maniche corte di fuori. Va bene. Ok, allora. Perché abbiamo una penalità sul camion? Abbiamo 95 di integrità del camion. E quando l'abbiamo fatto sto danno? Vabbè. Allora, reputazione 4 stelle qualcosa. 209 di esperienza. Ci hanno pagato 2250 di parcheggio. 1200 di stagione, abbiamo questi 300 di penalità. Vabbè, ci è andato 3336, non è male. Ok, a questo punto torniamoci di corsa al nostro quartier generale. Dobbiamo tornare indietro. Vabbè, ma ce l'abbiamo subito qua di fianco, non è un problema. Allora, posso dire con assoluta certezza che io non so dove cazzo sto andando. Però vabbè, è lo stesso. Stiamo arrivando dal nostro quartier generale, a quanto pare sì. A quanto pare sì. Ok, dovremmo girare tipo per qua? Non lo so. Ok, a quanto pare sì, dovevamo girare lì. Va bene, va bene. Oh, così si vede un po' di più. Ma dall'interno si vede veramente un cazzo. Ok, vabbè, è lo stesso. Mettiamola così. Ok, avviciniamoci qua. Parcheggiamo qui.
Ok, andiamo subito al PC e vediamo se possiamo fare qualcosa. Allora, al momento l'unica cosa che possiamo fare, a parte cercare di uscire, è andare a cambiare le gomme. E lo faremo tipo subito. Ti vedo un cazzo. Ok, tiriamo sul nostro camion e iniziamo a vedere cosa possiamo fare. Allora, innanzitutto cambiamo le gomme. E com'è che si faceva? Dov'era? Qua? Ah, abbiamo diverse gomme. Le standard. Poi abbiamo le basic, che però sulla neve non valgono un cazzo. Le newcomer. Allora, io prenderei le best grip. Così. Perché sulla neve hanno un po' più di grip. Pigliamole. Le abbiamo comprate? Ok, allora, dovremmo aver fatto cose, credo, non lo so. Ah, adesso abbiamo workshop. Io l'ho già... ho fatto la greta a livello 2. E mo mi dice che mi attacco. Abbiamo un po' di cose che non avevamo prima. Ok, a quanto pare siamo dentro il coso nuovo. Ok, anche qui possiamo tirare su il ponte. Va bene. Però prima andiamo un pochettino a vedere qua in giro se troviamo cose. Troviamo un cazzo. A parte o è neve o è polvere che filtra. Oh! Allora, vedo che abbiamo a 20% sul motore. Perché? E la batteria al 45%. Allora, vedo che sto gioco forse ha un... Cosa c'è qua dentro? Allora, qua dentro ci abbiamo un po' di roba, ma non so cosa possa servirci. Ah, ok! Qua ci dice le cose da cambiare. È al 64%. Ma sì, cambiamolo. Ok, olio ci dice che è al 75%. Ah, eccolo qua! Engine! Sì, 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 ripara! A voglia! Oh, che palle! Ok, facciamo ripartire la diagnostica e dovremmo essere a posto! Sì, a parte l'olio, che è al 79%. Oh, va bene, eh! Però non capisco se quel 79% lì si riferisce alla quantità di olio che c'è nel motore o al suo consumo. La sua usura, ecco. Vediamo. Ok, sono andato leggermente abbondante, oltre il livello massimo che deve stare. Ok, sì, infatti prima era 79, adesso è 81, quindi vuol dire che è la quantità di olio presente. Allora, dobbiamo cambiare la batteria probabilmente e le sospensioni, aggiustarle, però non so come fare. Ok, allora, caro signor Gianji, abbiamo riparato il camion, adesso è come nuovo. Cerchiamo anche di farlo durare, tale. Ok, adesso la faccio riposare. Ma sì, facciamola riposare 6 ore. E poi riprendiamo a lavorare, perché abbiamo ancora tante cose da fare. Abbiamo visto che con questo tempo non ci si vede veramente un cazzo. Ok, buonanotte signorino. Ok, per ora fermiamoci qui. Siamo riusciti a completare questo viaggio. Siamo riusciti anche a riparare in toto il nostro camion. Da ora in avanti prevedo che la situazione diventerà veramente, veramente complicata. Andremo avanti e troveremo sempre temperature più gelide, strade sempre più difficili da percorrere e obiettivi veramente difficili da portare a termine. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate poco cazzo che volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!